E tanto buongiorno per tutti ragazzi, le notizie più importanti della settimana, cominciamo subito perché questa settimana c'è tanto di cui parlare. Allora, ho ridotto all'osso le notizie qui presenti perché tanti, soprattutto nella serata di apertura della Gamescom, sono stati semplicemente trailer, annunci, qua e là, è inutile dirli tutti, no, non è inutile dirli tutti, ma è sicuramente è impossibile dirli tutti in un appuntamento ridotto come questo. Sul nostro sito, come sempre, trovate tutte le informazioni. Cominciamo con i giochi gratuiti per il mese di settembre per Microsoft, quindi per gli abbonati a Xbox Live Gold. Mese abbastanza sottotono, l'unico realmente, diciamo, grosso come nome è Tom Clancy's The Division, disponibile dall'1 al 30 settembre su Xbox One. Penso che lo conosciate tutti, soprattutto looter, ambientato a New York, creato da Ubisoft. È un gioco abbastanza interessante. Io ho apprezzato maggiormente la struttura del secondo, però è anche vero che il secondo purtroppo è andato molto molto male. Il primo The Division invece è andato bene. Io non so quanto, sicuramente con questa inclusione tra i giochi gratis qualcuno tornerà su The Division. Io oggi non ci tornerei di sicuro. Comunque poi abbiamo dal 16 settembre al 15 ottobre anche The Book of Unwritten Tales 2 e su Xbox 360, giocabili anche su One, abbiamo The Blob 2 e Armed and Dangerous, che non conosco, quindi non vi posso dire nulla. È stata la settimana anche del grande annuncio di Call of Duty Black Ops Cold War, ve ne abbiamo già parlato in mille modi diversi sul nostro sito, vi abbiamo anche portato l'evento reveal che trovate sul nostro canale, abbiamo fatto un piccolo video. Allora, un po' di riepilogo veloce: Black Ops Cold War sarà disponibile dal 13 novembre su PS4, Xbox One e PC, sarà poi reso disponibile anche su PlayStation 5, Xbox Series X al lancio delle nuove console. Ci saranno varie edizioni, ci sarà una Standard Edition, edizione base, classica, la Cross Gen Edition, che include il gioco base per le console attuali, quindi PS4 e Xbox One, e anche per le versioni next gen. Ciò significa che non ci sarà un upgrade gratuito di Black Ops Cold War da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X. Quindi i giocatori che acquistano la, esempio, PS4 Cross Gen Edition riceveranno la versione PS5 quando la console sarà disponibile. Stessa cosa per i giocatori su Xbox. Preordinando il gioco si avrà inoltre l'accesso anticipato alla Open Beta, poi c'è anche una Ultimate Edition che avrà anche alcuni contenuti estetici dentro il gioco. Parlavamo di questa beta, a proposito della beta, è trapelata quella che potrebbe essere la data di inizio della beta su PlayStation 4. Vi ricordo, PS4 avrà una fase di beta di accesso anticipato. Ricapitolando, allora, ci sarà una open beta di Black Ops Cold War, cioè la beta sarà aperta a tutti, solo su PS4. Se preordinerete il gioco avrete la possibilità di accedere a questa beta prima degli altri. Spero di essermi spiegato. Questa beta dovrebbe, stando alla pagina araba di Call of Duty Modern Warfare tramite il negozio in-game, questa beta avrà inizio l'8 ottobre, una data che ci può stare. Il reveal del multiplayer di Black Ops Cold War è fissato per il 9 settembre. Io vi ricordo, tra l'altro, sono stati anche diffusi alcuni dettagli come il peso in gigabyte. Peserà 100 gigabyte, proprio tondo, tondo, tondo. È un gioco che è sequel del primissimo Call of Duty Black Ops. Siamo contenti perché dal trailer sono emerse molte atmosfere che a noi sono sempre piaciute. Io spero che questa storia possa tornare, storia che tra l'altro avrà finali multipli nella campagna single player. Spero che questa storia riesca a ridare un po' di lustro alla saga di Black Ops, che con il quarto capitolo si è un po' persa. Una carrellata rapidissima di flash news, queste arrivano praticamente tutte dalla Gamescom. Allora, è stata annunciata la data di uscita di Age of Empires 3 Definitive Edition, che è la remastered di Age of Empires 3, uscirà il 15 ottobre su PC, sarà incluso da subito su Xbox Game Pass. Complimenti, siamo molto contenti. Lego Star Wars The Skywalker Saga si è mostrato con un trailer molto affascinante, è stato però rinviato al 2021, uscirà nella primavera del prossimo anno per un sacco di sistemi. È interessante soprattutto ovviamente per i bambini, perché la saga di Lego punta ovviamente a quel target, e in questo gioco ci saranno davvero tantissimi contenuti perché ci saranno tutti i 9 episodi della saga degli Skywalker. Poi Kingdom Hearts Melody of Memory, sono arrivati praticamente 2 trailer, uno del Nintendo Direct e uno il giorno dopo, comunque è quello che vedete qui sotto. È stata annunciata la data di uscita, uscirà su PS4, One e Switch
per la prima volta su Switch arriva un Kingdom Hearts, uscirà il 13 novembre e costerà 60 euro. È un gioco musicale, costerà 60 euro e avrà delle cose della storia. Io sto rosicando perché i giochi musicali io li odio. Poi Marvel's Avengers è stato annunciato che la versione, cioè chi acquista la versione in disco retail, dovrà scaricare una patch day one di 18 GB per aggiornare il gioco. Patch include correzioni dell'ultimo minuto, modifiche in seguito ai feedback della beta, aggiunge la localizzazione in alcune lingue. Porca miseria, 18 GB, va bene. Poi Crash Bandicoot 4 It's About Time, sono stati mostrati i livelli flashback, sono praticamente una particolare tipologia di livelli molto difficili che metteranno a dura prova la resistenza dei giocatori. Mi piace questa cosa tantissimo, tra l'altro in questo gioco sembra davvero che ci saranno tantissimi contenuti, io sono molto contento di questo. Uscirà, vi ricordo, il 2 ottobre su PS4 e One. E poi, altra flash news, Ratchet & Clank Rift Apart, nuova demo integrale della Gamescom 2020, straordinario ragazzi, bellissimo. Qualcuno che diceva, ma il frame rate è basso, ma chi se ne frega, ma avete visto la quantità di dettagli che c'erano a schermo durante quella demo? Bellissimo. Uscirà non si sa quando, però gli sviluppatori hanno detto che sarà disponibile nella finestra di lancio di PS5, quindi non al lancio evidentemente, però è possibile che già tra dicembre e gennaio avremo tra le mani Ratchet & Clank Rift Apart. Chiudiamo le flash news sempre dalla Gamescom 2020. Primo trailer della stagione 2 di Fall Guys, sarà a tema medioevo fantasy, ci saranno tanti nuovi minigiochi, skin ovviamente, ci saranno anche delle nuove meccaniche differenti rispetto a quelle che già conosciamo. Halo Infinite, allora sapete che Halo Infinite è stato rinviato al 2021, c'erano stati rumor su un possibile ulteriore rinvio al 2022 che poi sono stati debancati, no, come si dice in americano, dalla stessa Bungie che ha deciso di cambiare e allo stesso tempo tornare al passato, perché dopo la presentazione estremamente sottotono all'Xbox Game Showcase è tornato, insomma si è deciso di cambiare qualcosina a livello dirigenziale, è tornato Josef Staten. È uno sviluppatore, una vecchia conoscenza del franchise, aveva lavorato ai primi capitoli della serie Halo insieme a Bungie, poi si era spostato su Destiny insieme a Bungie. Non è stato ingaggiato solamente per aiutare, avrà un ruolo primario, sarà infatti il supervisore della campagna di Halo Infinite. È la notizia che io mi aspettavo, ecco, serve qualcosa per tornare in alto. Chiudiamo con i giochi di PlayStation Plus, giochi gratuiti di questo mese, settembre 2020, saranno disponibili da martedì 1 settembre. Anche qui mese non particolarmente esaltante, c'è PlayerUnknown Battlegrounds, che come Battle Royale è apprezzatissimo, è fatto bene, è stato il primo vero grande esponente del genere, però la versione console fa schifo. Poi abbiamo invece Street Fighter 5 picchiaduro, all'inizio era adesso invece con tanti nuovi contenuti è cresciuto nella qualità e nella quantità, oggi rappresenta senza dubbio un'ottima aggiunta al catalogo di PS Plus. Va bene ragazzi, per questo TG la chiudiamo qui, non ci sono più notizie, no, in realtà ce ne sono tantissime ma non facciamo in tempo. Andatevi a vedere il video su Call of Duty Zombies che è uscito pochi giorni fa sul nostro canale, per il resto ci vediamo a un altro video.